Salve a tutti ragazzi, sono Pokétonks e bentornati a Pokémon versione Zaffiro. Continuiamo. Allora, ho failato nella registrazione della parte prima, perché prima avevo sbagliato a fare alcune cose. Comunque, ho il mal di gola. Non so se lo potete sentire, che ho mal di gola, però ho il mal di gola. Ma dai, ci ho messo 50 anni a cercare uno schermo e adesso me ne trovo uno così. Oddio, questa è proprio una trollata assurda. No, cioè adesso un altro tipo. Sarebbe la beffa, ok. Tipo, non lo so, io ci ho messo 50 anni, non 50 anni, però una buona decina di minuti per cercare uno Skarmory. E adesso appena inizio questa parte me ne appare un altro. Proprio una trollata assurda. Magari era anche della giusta natura, perché timida diminuisce l'attacco mentre favorisce la velocità. Ok, Numel, già ve l'ho spiegato. Skarmory è in svantaggio contro i Numel e i Pokémon di tipo fuoco, in quanto è un Pokémon di tipo acciaio. I Pokémon di tipo acciaio sono deboli al tipo fuoco. E Electrike non può fare niente, anzi non Electrike, scusate. Leorio non può fare assolutamente niente, perché a parte attacchi normali non può usare attacchi elettro su Numel, perché è un Pokémon di tipo terra. Ma non proseguiamo con queste cianciate. Athena sarà a livello 25. Excalibur. Uff, sono esausta. Ok, non so se questa parte sarà breve, lunga o altro, però io cerco di farla più breve possibile, in quanto già vi ho detto ho il mal di gola e tra poco devo andare dal medico. Ma io per i miei fans farei di tutto, quindi registro anche con il mal di gola. Comunque, questi due hanno due Wishmore, giusto? Sì. Io non ho niente da dire. Adesso non mi serve, non posso, cioè non posso dire niente, se non Wishmore già l'ho spiegato in sintesi. Non posso dire niente su questi due Wishmore. Comunque, Comete, Comete è un attacco che attacca entrambi i Pokémon avversari. In più, se non sbaglio la precisione è over 100%. In che senso? Che la precisione di colpisce sempre Comete. Ecco, giusto? Fatemi controllare. In questa generazione pure? Sì, infallibili. Ok, non lo sapevo, buono a sapersi. Ah, l'ho ridetto. Ok, niente di che. Questo cenere tossica. Non lo so perché lo chiamerò cenere tossica, però mi è venuto in mente. Lo chiamerò cenere tossica questo episodio, perché tosse tossica. Boh, forse. Ho dei repellenti per caso? Sì, ce n'ho uno, perfetto. Ok, ho Skarmory al primo posto, perfetto. Qui c'è uno strumento, c'è un Ether Max. Gli Eteri, come ho già detto, sono dei ricarica punti potenza al di fuori del centro Pokémon. Non ho letto il consiglio utile. Consigli utili, puoi segnare Select uno strumento base dello zaino. Basta premere Select per usare lo strumento al momento desiderato, come la bicicletta. Però a me non piace il suono della bicicletta e quindi voglio camminare. E poi camminando non si attirano tanti Pokémon selvatici. Ora, wow, la tecnologia moderna è qualcosa di straordinario. Guarda questa cenere vulcanica, la si può trasformare in vetro. Infatti, se entrate qui nella vetreria cenere vulcanica, da noi si trasforma in strumenti di vetro. Entrate qui e parlate con questo signore. Questa zona è coperta di... questa zona è coperta di cenere vulcanica. Friuli Friula. Sai, io ho del talento, Friuli Friulia. Da cenere vulcanica ricavo vetro e creo degli strumenti, Friuli Friulia. A raccogliere cenere vulcanica questo. Hai ottenuto sacco cenere. Ok, ve lo spiego io. In che senso mucchi di cenere? Allora, semplicemente quando andate qui, ecco, vedete, adesso avete raccolto una cenere. Non so se è come una cenere, chiamo così, insomma. No, non si può usare per vedere, bisogna per forza andare lì. Ok, abbiamo raccolto 9. Ok, vediamo, dovrebbe dircelo quanta cenere abbiamo raccolta. Ha raccolto della cenere? Non basta, ce ne vuole di più per il vetro. Ok, in 250 passi creerà un flauto blu. Il flauto blu mi sembra che togliere dalla confusione, non lo so. Comunque, abbiamo un altro ninja. Mi ha trovato, che bello, ho una gran voglia di lottare. Ok, già vi ho detto che i ninja hanno sempre Pokémon di tipo veleno o Zubat
o coleottero, non me lo ricordavo. Comunque, ma l'acciaio funziona? Sì, mi gusta. Comunque, dicevo, quanto mi fa? Pfiu. Comunque, non posso spiegare Ninkada. Già l'ho spiegato, perché non l'ho stato beccato all'inizio, era super efficace. Ma brutto colpo addirittura. Comunque, Ninkada, già vi ho detto che si evolve in Ninjask. Ninjask ha un'abilità particolare chiamata acceleratore, che ogni turno gli aumenta la velocità. Eccolo qua, appunto, ma lo vediamo. E se avete una Pokéball nello zaino, adesso vi faccio vedere, non lo uccido per un attimo, tipo uso un attimo velocità, cioè agilità, che aumenta di 2 la velocità. Se avete una Pokéball e un posto libero nella squadra, quando Ninkada si evolverà in Ninjask, eccolo qua, acceleratore. Quando Ninkada si evolverà in Ninjask, apparirà un altro Pokémon chiamato Shedinja. Shedinja è un Pokémon del tutto particolare, ha un'abilità unica chiamata Magidifesa. Mi sembra che si chiami Magidifesa. Praticamente può essere colpito solo da mosse super efficaci. Ah ah, sguardo fermo. E poi comunque non aveva effetto. Sguardo fermo è un'abilità che impedisce il calo della statistica accuracy. Ok, finito. Quindi mi correggo, non solo Pokémon di tipo veleno e Zubat, ma anche veleno e coleottero. Turbo camuffamento vulcanico. Cosa? Già finito? Ok, ecco qua, c'è uno strumento. Trova MT32. Non so cosa contiene, controlliamo subito. 32, doppio team aumenta l'illusione. Adesso non ci serve, non la userò praticamente mai. L'eruzione del vulcano prova che la terra è viva. Goya. Mi ricorda qualcosa, tipo c'era un film, Final Fantasy qualcosa, che era stupendo come film. Cambio Pokémon perché sono svantaggiato, metto Leorio. Che c'era un film in cui praticamente la terra era viva, diciamo così. Non è molto efficace e mi toglie comunque parecchio. E gli aumenta l'attacco, logicamente. Io quando uso delle mosse che dovrebbero aumentare l'attacco o la difesa, non mi succede mai. Aron, già l'ho spiegato, è un Pokémon altamente difensivo, di tipo roccia... Oddio. Ha ha! Pokémon di tipo roccia-acciaio. Decente, però per un buon terzo del gioco è debole ai Pokémon che incontrerete. Quindi diciamo che ve lo sconsiglio. Anche se è un buon Pokémon. E mi hanno detto che che non consigliare Shiftry è un'eresia. A me non piace Shiftry. Cioè, no, non mi piace, fine. Cioè, sono gusti. A me piace, mi piace Ditto, ma perché mi piace. Ok, dovrebbe esserci qualcosa qui, giusto? Esatto. C'è una pipita, mi sembra, qui. Ok, ricordavo bene, fortuna. Comunque sì, siamo arrivati a Brunifoglia. Comunità rurale ricca di piccoli giardini. Giardini? Sono questi cosi qui, i giardini? Non è che ho letto male, scusate. No, giardini. Ok, comunque, curi Pokémon e torno. Anzi no, non torno, perché vi devo far vedere questo. Gli ho curati, sono uscito e sono rientrato perché sì. Comunque, qui c'è una tizia che ci ostacola l'utilizzo dei box, che ancora non vi ho fatto vedere. Oh, ciao, e tu chi sei? Bene, allora ti chiami Tonks, vedo che sei un allenatore. Ciò significa che ti avvali del sistema di memoria Pokémon di mia invenzione. Beh, ci sono arrivata con una semplice deduzione logica. Sei qui perché vuoi controllare qualcosa in questo PC? Ah, sì, scusa, io sono Lanette. Sono davvero contenta di conoscerti e sono molto felice che usi il mio sistema di memoria Pokémon, abbreviato SMP. Se ho occasione, passo a casa mia. Abito sul percorso 114. Ci andremo, non vi preoccupate. Ok. Non vi ho fatto vedere queste cose. Comunque, quando parlerete un'altra volta con Lanette, questo PC di punto interrogativo diventerà PC di Lanette. Anche se è una cosa che secondo me non va bene. Comunque, ci sarà memoria Pokémon aperto. Ora, potete ritirare, depositare o spostare i Pokémon. Per fare tutto quanto più in fretta, utilizzate il sistema di sposta Pokémon. Cliccando Select, la mano diventerà arancione. Quindi per cui, per esempio, voglio prendere Zigzagoon, si chiama Man. Dovrei prendere A e poi sposta, o deposita, o libera, eccetera. Ma se facessi SPAT,
start, scusa, select, posso prenderlo direttamente, lo posso depositare e poi chiudere il box, ma adesso ci serve per l'MT, MN, scusate, quindi per cui non ve lo farò vedere. Quando avremo più di 6 Pokémon vi farò vedere il box. Comunque vi avevo detto che vi avrei fatto vedere l'interno di un centro Pokémon, al piano superiore finalmente, giusto? Ok, qui c'è il secondo piano dei Pokémon, del centro Pokémon, scusate, c'è un altro box, qui c'è il benvenuto nel Colosseo, qui posso fidare i tuoi amici, la voglia di lottare? No, ve lo spiego semplicemente io. Allora, qui c'è il Colosseo, quando ci entrerete sfiderete un vostro amico o 3 della serie, ci sono, allora potete sfidare sia un vostro amico in singolo o in doppio, sia avere una battaglia con 4 giocatori in cui voi state con un altro giocatore contro altri 2 giocatori. Però non è, però bisognerebbe avere un cavo, in questo gioco solo un cavo, non il coso wireless, e stare in 4. E diciamo che è raro che, cioè non lo so se è raro o no, di solito io ne ho fatto solo una volta una battaglia in quadruplo, diciamo. Qui c'è il centro scambi, con un solo allenatore potete scambiare i Pokémon. Questo è anche l'unico metodo per far evolvere alcuni Pokémon, ad esempio Hunter in Gengar, cosa che non vedrete perché qui non mi sembra che non ci sia Gastly, per adesso almeno non c'è, ve ne parlerò più tardi. Insomma, serve per far evolvere alcuni Pokémon di prima generazione e anche di seconda e anche di terza. Terza mi sembra di no, non lo so, dopo controllerò. Comunque qui serve per scambiare i Pokémon. E qui invece c'è lo scambio dati, il banco registro del via cavo. Qui puoi scambiare i dati di allenatori con i tuoi amici. Se avete una pare segreta e un vostro amico ha una pare segreta da qualche altra parte rispetto alla vostra pare segreta, appunto, potete trovare l'allenatore, cioè potete entrare nella pare segreta del vostro amico e sfidarlo. Quindi se volete fare una cosa del genere, fatelo pure. In più, se avete dei biglietti evento, quali quello per catturare alcuni Pokémon leggendari che vedremo più avanti, potete scambiare questi biglietti tramite appunto lo scambio dati. Comunque, siamo a... sì, tra poco stacco. Ora, la pepita vale un bel po', quindi per cui io comincerei a vendere qualcosa. Sì, vendi. Dovrei avere qualcosa da vendere che non mi serve. Ah, è un super repellente, la pepita non mi serve. Abbiamo un bel po' di soldi adesso. Ora posso comprare qualche Mega Ball. Quanto ce n'ho? Non me lo dice quanto ce n'ho. Bene, compro 5. Super repellente, 9. E basta, non mi servono altre cose. Qui c'è lo Skitty. Skitty! Niente di che. Ok. Qui c'è l'iscrizione delle gare Pokémon livello super. Fai la tua apparizione in scena Pokémon. Come avete visto, a Mentania c'erano le gare Pokémon di livello normale, a Selcepoli c'erano le gare Pokémon di livello iper, e qui a Brunifoglio ci sono le gare Pokémon di livello super. Quindi per cui, se volete fare le gare Pokémon, dovete prima... allora, non potete partecipare alle gare super se non avete prima battuto con lo stesso Pokémon con cui partecipate alle gare super la gara Pokémon di tipo normale. In che senso? Se avessi vinto quella gara Pokémon a Mentania, sarei potuto entrare qui dentro e avrei potuto benissimo fare la gara Pokémon di tipo di livello super. Tuttavia, non lo posso fare perché non ho vinto e non ho preso il fiocco che mi consente appunto di andare in queste gare. In questa gara, scusate. Ok, non è qui. Allora, da qualche altra parte. C'era una... ciao? No, ciao. C'era un'allenatrice che mi sembra che però, non adesso, non qui, dava un'altra MT, ma non qui, quindi... ok, qui c'è la casa del guida Mose. Si insegnano nuove mosse ai Pokémon. Non è vero. Allora, sono la guida mosse, conosco tutte le mosse che può prendere ogni singolo Pokémon e anche insegnarle. Ok, in cambio voglio una scorma cuore. Oh, stupendo, non dica scorma cuore. Ok, semplicemente se avete una scorma cuore nel vostro inventario e avete un Pokémon che ha dimenticato una mossa precedente, tra virgolette, potete reinsegnargliela. Potete vedere appunto lotta e grazie... lotta e gara, però adesso non ci interessa perché Skarmory per esempio ha solo Turbo Sabbia e Fulmi Sguardo. E non ci servono altre mosse per nessuno. Quindi no. Comunque, dopo averla imparata, dovete darvi una scoma cuore. Qui c'è la casa del professor Cosmi, che vedremo più in là. Ok, ho registrato 50. Dovrebbero essere passati un bel po' di minuti, quindi
Faccio solo vedere un'altra cosa. Quindi nel percorso 214 e poi continueremo l'avventura. Anzi, due cose. Allora, il mio Pokémon conosce solo Boato, nessuno osa avvicinarsi a me. Ho il piacere, prendi questo MT. Hai ottenuto MT-05. Ok, MT-05 contiene Boato. Boato fa fuggire i Pokémon. In che senso? Utilizzando Boato con un Pokémon selvatico, la lotta finirà in quanto il Pokémon selvatico scapperà. In una lotta con un allenatore, se l'allenatore ha più di due Pokémon, ancora non KO, utilizzando Boato cambierà per forza Pokémon. Qui c'è la casa dell'esperto fossili. Si accettano fossili. Ok. Andando qui in questo buco, vedete che c'è un tunnel. Sono l'esperto fossili, sono un tipo simpatico che ama i fossili. Vorresti un fossile? Specialmente, ma quelli fossili sono tutti miei, non ce ne sono per te. Se proprio ne vuoi uno, vai al percorso, vai al deserto sul percorso 111. Da quanto ne so, i fossili sepolti nel deserto talvolta emergono in seguito a tempeste di sabbia. Esatto, infatti, quando potremo andare nel deserto, potremo anche raccogliere dei fossili. Ma la cosa più importante è questo. Il mio fratellone è l'esperto fossili, è un tipo simpatico che ama i fossili. Gli piace da matti scavare, questo buco l'ha fatto lui. Prendi questo, così potrai scavare una fossa come lui. Hai ottenuto MT-28. Se si fossa mentre sei in una grotta, tornerà all'entrata. È praticamente una fune di fuga. Tuttavia, io non la utilizzerò, almeno per adesso, su nessuno dei miei Pokémon, in quanto fossa è necessaria per una sub-quest che vedremo molto più là nel gioco. Ora, qui vedete già la barra dei percorsi a destra, cioè dei Pokémon che potremmo trovare. Tuttavia, non ho detto che mi sembra che con un amo migliore rispetto all'amo vecchio, ossia il super amo, no, l'amo buono e il super amo che troveremo più avanti nel gioco, pescando in quest'acque potete trovare Barboach. Barboach è un Pokémon di tipo acqua terra, quindi debole solo, debole 4 volte a elettro. A erba. E un buon Pokémon, tuttavia non lo utilizzerò, come ho già detto, nella mia squadra, in quanto già ho deciso quasi tutta la squadra. Ok, io adesso vi comincerò a lasciare perché la gola mi sta dando problemi e mi devo preparare per andare dal medico. Quindi per cui, alla prossima parte. Ciao da Poketonks.